Salve e ben ritrovati sul canale. Oggi parleremo di motoseghe e della loro manutenzione. Alle volte la vostra motosega comincia a dare problemi, fatica a tagliare, magari rami che prima non avevate alcun problema a gestire. Un indizio che forse è il caso, per esempio, di affilare la catena potrebbe derivare anche dall'anasi dei trucioli che lasciate sul terreno. Se fate caso, quando la motosega è appena affilata, i trucioli tendono ad essere più lunghi, tendono ad essere dei bei ricciolini di legno, poi ovviamente dipende da legno e legno. Quando invece la catena comincia a essere stagliata, la segatura è più sottile, è più macinata e ovviamente per fare più lavoro, ovvero per macinare il legno piuttosto che diciamo, portare via il truciolo, significa che la lama è meno affilata e quindi non si ha fatica a infilarsi tra le fibre del legno e portarle via. Ci sono più metodi per mettere mano ai taglienti della nostra lama, della catena, della nostra motosega. Normalmente io sul campo, quando sto lavorando in montagna, quando sto tagliando in mezzo al campo, utilizzo una semplicissima lima a sezione cilindrica. Ce ne sono di tante marche, più o meno economiche. Senza farmi grossi problemi, seguo l'inclinazione del tagliente precedente e faccio un paio, due, tre passate con la lima, andando, diciamo, normalmente nella direzione del taglio, quindi seguo la linea del taglio. Normalmente mi appoggio sulla spalla, quindi sulla parte, sull'angolo tra la parte orizzontale e la parte verticale, in modo da garantire nello stesso passaggio due affilature, quella della parte piatta della catena e quella della parte verticale. Ovviamente poi la catena dovete spostarvi e agire sull'altro lato quando fate il dente dalla direzione opportuna, dalla direzione opposta. Sapete, insomma, l'avete visto, i taglienti della motosega sono alternati, uno a sinistra, uno a destra, e ovviamente dipende da dalla vostra posizione relativa sulla motosega. Ultimamente mi sono comprato anche questo filacatene Gardenia, molto economico, molto spartano, tutto, praticamente tutto in plastica, che però, diciamo, fa il suo sporco lavoro. Lo svantaggio è che per lavorare con la filacatene elettrico dovete smontare la catena, quindi dovete smontare la motosega e lavorare sulla catena. Questo normalmente lo faccio diciamo, ogni 2-3 volte che utilizzo la motosega per fare dei lavori importanti. Tiro giù tutte le catene dalle mie motoseghe, un'Alpina, se non sbaglio, da 25 cc, e una Oleomac 350, e poi magari, se ho qualche vecchia catena in giro, visto che è considerato che sono lì, mi metto a affilare anche delle catene di scorta che posso montare in caso di emergenza. Però la manutenzione ordinaria della motosega non è solamente relativa alla catena. Ovviamente dovete rabboccare i liquidi, quindi l'olio lubrificante della catena e il combustibile, quindi la miscela, se la vostra motosega è una motosega a due tempi. Però alle volte, anzi, è consigliabile ogni paio di giorni, o dopo un utilizzo abbastanza intenso della motosega, dare una pulitina anche al filtro dell'aria. La cosa migliore sarebbe utilizzare un compressore e quindi soffiare il filtro dell'aria. Se invece non avete il compressore, anche un bagno in un barattolo con un po' di benzina, infilate dentro, sciacquate un pochino, strizzate e poi rifate questo passaggio un paio di volte. E va più che bene, e è più che sufficiente. Già entriamo nell'ambito delle manutenzioni quasi straordinarie, nel momento in cui vedete che la vostra motosega ha difficoltà a partire. Questo alle volte succede perché la candela della vostra motosega potrebbe essere sporca, oppure andrebbe cambiata. Difficile che ci sia la necessità di cambiare una candela per diversi anni, visto e considerato appunto che è un motore
che non fa centinaia di chilometri come potrebbe essere quello di, di una motocicletta, però alle volte una spazzolata alla candela, alla, al contatto, all'elettro della candela con una spazzolina metallica, oppure proprio nei casi in cui vedete che il contatto è carbonizzato, anche una passatina leggerissima con la carta vetrata potrebbe far tornare la vostra motosega alla reattività e quindi all'accensione immediata che vi ricordate. E questo per quel che riguarda, diciamo, la manutenzione ordinaria e alle volte, diciamo, un pochino più approfondita. Può succedere invece che alle volte, e qui siamo già nell'ambito della manutenzione un pochino più straordinaria, cose che succedono, succedono, ma insomma possono succedere molto più raramente, e succedono se, specialmente se vi capita di utilizzare un olio refrigerante e lubrificante della, della catena di scarsa qualità, vi può capitare di notare che la catena non viene ingrassata, non viene lubrificata a sufficienza dal circuito di lubrificazione della motosega. E un indizio che c'è qualcosa che non va lo potreste anche notare dal fatto che dopo il taglio, dopo aver fatto il taglio con la vostra motosega, quando andate a rabboccare i liquidi, vi accorgete che il carburante è finito ma l'olio è quasi tutto lì. In questi casi significa che c'è qualcosa che impedisce il passaggio dell'olio all'interno del circuito preposto alla lubrificazione. Alle volte questo succede perché c'è andato a finire nel serbatoio dell'olio un pochino di sporcizia, un briciolo di legno, una briciola di legno, oppure semplicemente l'olio per la motosega è di scarsissima qualità, di scarsa qualità, e quindi si raggruma all'interno dei circuiti di lubrificazione e non fa arrivare l'olio alla pompa dell'olio che normalmente sta sotto il volano della motosega. Bene, questo è un lavoro abbastanza serio che nei casi più gravi comporta la sostituzione dell'intera pompa dell'olio, ma senza arrivare a questi livelli, alle volte un piccolo trucchetto potrebbe salvarvi dai guai e anche dallo sforzo di qualche decina di euro, forse anche qualche, insomma, un po' più di qualche decina di euro, compresa la manodopera. Il trucco è quello di ovviamente svuotare il serbatoio da tutto il vecchio olio lubrificante, e date anche un'occhiata a quello che state tirando fuori, perché probabilmente vedrete che sarà veramente di scarsa qualità, tutto denso e tutto sporco, e mettete nello stesso serbatoio un po' di benzina. Se non avete la benzina al 100% potete utilizzare un po' della miscela che avete sicuramente per la vostra motosega, mettetelo nel serbatoio dell'olio della vostra motosega, non il contrario, cioè non mettete l'olio nel serbatoio della benzina, mettete la benzina nel serbatoio dell'olio. Quando facciamo questa operazione, tenete sempre presente che il circuito dell'olio della nostra motosega non è pensato per contenere liquidi infiammabili, e quindi fate questo lavoro in un posto dove non ci siano cose infiammabili intorno. Magari tenete sotto mano un estintore o qualcosa per spegnere il fuoco, perché non succede, ma se dovesse succedere che si genera una scintilla, i vapori della benzina potrebbero infiammarsi e potreste dover spegnere il fuoco. Una volta diciamo che siamo pronti per procedere, accendiamo la motosega e lasciamola girare almeno per qualche minuto. Se vediamo che non esce liquido dall'uscita, da dove dovrebbe uscire l'olio della nostra motosega, spegniamo la motosega per un pochino, aspettiamo un altro po' che faccia effetto, magari diamo un'altra agitata alla motosega stessa, sempre per sgrassare la parte interna, quindi aiutare con la forza meccanica il potere sgrassante della benzina, e dopo un pochino riaccendiamo la motosega. Se siamo fortunati, dopo 2-3 volte anche un grumo abbastanza importante di olio raggrumato, rappreso, si scioglie grazie alla benzina, e inizieremo a vedere che un misto di olio e benzina inizia a uscire dal oiler, in inglese l'oliatore della motosega. Se questa cosa succede, bene, siamo fortunati,
perché a questo punto possiamo far girare la mousse ancora un pochettino per sgrassare il tutto, per pulire il tutto, e poi togliere il vecchio, la benzina sporca mista a olio dal serbatoio dell'olio della nostra motosega, riaggiungere olio lubrificante della catena di buona qualità e rimontare il tutto e riprendere a lavorare tranquillamente. Se siamo sfortunati dobbiamo invece rivolgerci a un laboratorio specializzato e molto probabilmente cambiare la pompa dell'olio. Bene, se questo video vi è stato di una qualche utilità, se vi ha aiutato nella vostra manutenzione della motosega, un thumbs up è ovviamente sempre molto ben gradito. Se volete rimanere in contatto con il canale, sottoscrivete. Ciao!